Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'assassinio dell'erede al trono dell'impero austro-ungarico, l'arciduca Francesco Ferdinando, da parte di un rivoluzionario serbo. Quella che nasce inizialmente come una guerra europea diventa presto un conflitto mondiale con l'intervento di Giappone e Stati Uniti. Dopo l'assassinio, l'Austria, che ha perso il suo erede al trono, dà un ultimatum alla Serbia e dice: l'inchiesta sull'attentato deve essere condotta da rappresentanti austriaci. Allora la Serbia risponde: la tensione è alta, tutti prendono la scossa e il 28 luglio 1914 l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. La Germania allora dichiara guerra alla Russia, la Russia invia delle truppe in Serbia, la Francia invade il Belgio, l'Impero Ottomano dichiara guerra alla Russia, il Giappone dichiara guerra alla Germania, poi entrano nel conflitto Stati Uniti, Italia, Cina, Bulgaria, Romania, Grecia, Portogallo! Una guerra è una lotta armata articolata in battaglie. Vediamo allora quali sono le battaglie principali della Grande Guerra. Ypres, in Belgio, basata sull'utilizzo di un'arma innovativa, i gas tossici. Il riassunto di questa battaglia... Caporetto, non ne parliamo, lasciamo stare proprio, per carità. La Somme, combattuta a ridosso del fiume francese Somme, fu unica nel suo genere perché non ci fu mai una guerra alla sottrazione, la divisione, né tantomeno la moltiplicazione. Questo è il quadro generale della Prima Guerra Mondiale. Cosa succede dopo? Beh, l'11 novembre 1918 la guerra è finita. Vince la triplice intesa costituita da Francia, Gran Bretagna e Russia insieme agli alleati Giappone, Stati Uniti e Italia. Gli sconfitti dunque sono gli imperi centrali, Germania, Austria-Ungheria e Impero Ottomano. Ottomano significa 40 dita, che 5 per 8 40, 6 per 6 36, 0 per 8 0, sì, ci siamo. Bene, questo video conclude le lezioni di storia, io resto a disposizione per richieste, eventuali ulteriori spiegazioni. Seguitemi su Instagram, Mr. Lunard, su TikTok, LunardTube, vi giungano ovunque siate i miei più calorosi saluti.